Metis Di Meo, capoprogetto conduttrice e ideatrice del programma Il nostro capitale umano, seconda edizione, l'altro anno è andata molto bene, format che vince non si cambia. Sì, abbiamo deciso di rispettare lo stesso format che è strutturato per raccontare in ogni puntata 44 minuti due storie. Una storia va dall'impresa al lavoratore, l'altra storia dal lavoratore all'impresa. Sono due storie che raccontano territori, settori merceologici totalmente diversi e si concentrano su alcuni temi. Alcune sono l'alternanza scuola-lavoro, il gap tra uomini e donne nel mondo del lavoro, la riqualificazione. Importante per noi è la presenza delle agenzie per il lavoro, che sono i nostri datori di storie, quelli dai quali abbiamo attinto, perché sono tutte storie vere, con ricostruzioni nelle quali cerchiamo di raccontare il passato di questi ragazzi e poi ci andiamo ovviamente a concentrare sul presente e aggiungiamo a tutto questo degli esperti, dei super esperti che danno dei consigli e, piccola nota in più di quest'anno, dei personaggi noti che ci danno il loro punto di vista per capire come hanno trovato la loro strada nel mondo del lavoro. Uno dei tanti lavori che è entrato in crisi maggiormente con il Covid è il mondo dello spettacolo. Ci saranno storie anche in questo senso? Abbiamo cercato di parlare lateralmente del mondo dello spettacolo perché è il mondo dei liberi professionisti, un mondo particolarmente modulare che come tanti a volte è anticiclico. In realtà molti professionisti del mondo del giornalismo e dell'informazione hanno lavorato ancora di più. Alcuni settori, quelli dell'intrattenimento con il pubblico, sicuramente hanno avuto una crisi in questo momento, ma è bello anche cercare di raccontare l'alternanza. Il settore sanitario, che tratteremo in una puntata, è anticiclico. Anzi, l'implementazione e la necessità di lavoro in questo momento, come è successo nel campo dell'informazione diretta, quindi anche nei media, sono stati presi molti giornalisti, c'è stata ancora più necessità ovviamente di raccontare quello che stava succedendo. Racconteremo lateralmente del mondo dello spettacolo perché ci siamo concentrati su quelle che sono in realtà i settori di maggiore interesse o numericamente quelle che sono le professioni sulle quali ci sono più sbocchi lavorativi. Cioè, per noi è importante cercare di far capire ai ragazzi dove inserirsi nel mondo del lavoro e nel mercato del lavoro. Quindi abbiamo sentito le grandi aziende, abbiamo cercato di capire quali sono le posizioni che loro ricercano per far sì di raccontare dei lavori che possano essere d'esempio e che non siano così ostruttivi. Ci sono alcuni settori che si sono sicuramente saturati in questi anni. Uno su tutti è per esempio la giurisprudenza. Scegliere un percorso non vuol dire scegliere una professione, scegliere un argomento non vuol dire avere poi realmente a che fare con il tempo che si vuole dedicare al lavoro. Bisogna prima capire se si vuole fare il dipendente, il libero professionista o l'imprenditore, poi capire quale può essere il settore di interesse, ma specialmente fare un confronto fra il proprio talento e quello che richiede il mercato del lavoro, altrimenti non si troverà mai la propria strada nel mondo del lavoro, a mio avviso.